Ben ritrovati da Simone Nardone a un nuovo appuntamento con il giornale radio locale. Niente maxi schermi, ma una notte di caroselli e sfilate per le vie del centro di tutta Italia e ovviamente anche nei comuni del sud pontino che si sono riempiti di giovani e meno giovani in festa per la vittoria della nazionale agli europei di calcio ai rigori contro l'Inghilterra. Festeggiamenti fino a tarda notte e anche assembramenti seppur era stato consigliato dalla Prefettura di evitarli a causa del Covid. Segnalati anche alcuni incidenti e tamponamenti in alcuni centri seppur da un primo bilancio sembra che nessuno evidenzi feriti gravi. Festeggiamenti per la vittoria della nazionale di calcio, anche dal mondo ecclesiastico. Sui social, l'arcidiocesi di Gaeta ha condiviso il post della Conferenza episcopale italiana che ha commentato la vittoria degli europei parlando di esplosione di festa dopo tanti mesi di sacrificio e lanciando un messaggio di cui riportiamo il virgolettato, ovvero come per la nazionale tutto il paese ce la può fare, sempre ha spiegato la CEI, con coraggio ed entusiasmo, dando il meglio di sé. Fermato un cittadino tunisino per terrorismo internazionale dalla Polizia di Stato. L'uomo, arrestato a Terracina nei giorni scorsi dalla Digos, era evaso in Francia da un centro psichiatrico lo scorso 29 maggio. 40 anni ha indagato per apologie di terrorismo e minacce aggravate, il tunisino, nonché anche per reati contro la persona in materia di stupefacenti, ed indicato dalle autorità francesi come soggetto pericoloso per possibili collegamenti con l'estremismo di matrice islamica. Controlli a tutto spiano da parte della polizia nei luoghi di massima aggregazione del territorio pontino, in particolare parliamo dei locali sul lungomare, tra cui anche a Gaeta, proprio in questo centro la polizia che ha verificato anche l'attuazione del piano di prevenzione epidemiologico ha avuto modo di sanzionare un locale a Gaeta poiché si è scoperto che somministrava alcolici a minorenni. Arrestato a Terracina, nella serata di sabato, un cittadino tunisino fermato dalla polizia perché ritenuto responsabile dei reati di tentata rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo presso un locale del posto dopo aver ordinato del cibo pretendeva di allontanarsi senza pagare. A rifiuto del dipendente del locale di consegnare quanto ordinato se prima non venisse saldato il conto, l'arrestato addirittura è arrivato a sputare in faccia e a colpire con un pugno al naso il dipendente. Successivamente avrebbe anche scavalcato il bancone e tentato di impossessarsi della cassa. Dopo essere stato rintracciato dagli agenti della volante, questo avrebbe anche opposto resistenza, fino a che poi è stato arrestato dagli uomini della polizia. Covid-19 risalgono leggermente i contagi negli ultimi giorni, più 8 sabato, più 7 domenica, ma fortunatamente rimangono stabili quelli dei decessi e dei ricoveri, che nella giornata di ieri sono rimasti a zero. Nella giornata di domenica in particolar modo si evidenzia che tra i sette casi riscontrati quasi tutti sono da scriversi al territorio del nord della provincia, tranne due riscontrati nel comune di Terracina. Ieri segnalati anche il record di vaccini somministrati, ovvero oltre 6.000 nelle ultime 24 ore. Il fisioterapista di Formia Sergio Forte parte per le Olimpiadi di Tokyo, oggi il volo per il Giappone dove seguirà da vicino gli atleti convocati dalla nazionale di canottaggio italiana. Il fisioterapista 36 anni da compiere tra una settimana ha già partecipato a diversi campionati del mondo, meeting ed eventi sportivi internazionali, ma l'Olimpiade diventa sicuramente il punto più alto della propria carriera. Questa era la nostra ultima news, vi ricordiamo che potete sempre scriverci su WhatsApp al 348 888 1447. Un saluto da Simone Nardone, a risentirci alla prossima edizione del GR locale.